I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da diverse parti e non antichi mille, danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tech Mill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmila, a meno che non sia stato specificato. Vertenze sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, abbiamo ripreso nuovamente i webinar, le varie sessioni del venerdì e del lunedì, quindi faremo compagnia fino, se non sbaglio, i primi giorni di maggio. Quindi abbiamo ripreso dopo la pausa pasquale. Prima di entrare nel vivo, come sapete, ogni venerdì vi tocca la presentazione del broker che rappresento, che appunto è Tikmil. Tikmil è un broker non dealing desk, il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider regolamentato dalla FCA UK e una velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote e potete utilizzare qualsiasi strategia riteniate opportuna, quindi scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei vari server che Tikmil utilizza, tra cui quelli più importanti di Londra, North Virginia e Tokyo, e poi ci sono quelli di backup. Potete comparare in qualsiasi momento l'offerta di Tikmil con altri competitor dal sito esterno di MyFXBook. E ne sarete come quasi sempre le quotazioni, comunque l'offerta di Tikmil sia migliorativa rispetto ad altri competitor. Grazie a queste caratteristiche, per 2 anni di fila Tikmil è stata premiata come miglior broker per esecuzione. Grazie Vincenzo, che da oggi dice è un nostro cliente. Grazie per la fiducia. Allora, io vado a mettermi in piattaforma, do il benvenuto a Tony. Tony, io ti dico già che ho una voglia matta di shortare. Andiamo veloci, andiamo veloci, andiamo veloci perché siamo operativi oggi. Esattamente. Senti, se mi dai la condivisione del monitor, iniziamo oggi in maniera un po' straordinaria Oggi. la lezione. Sì, perché siamo arrivati, insomma, arriviamo, ne mancano 6, arrivare a 48, siamo alla 42esima puntata e ogni volta siamo riusciti a dire, credo, sempre cose molto, molto, molto differenti. Perfetto, ti ringrazio. Ecco, Ok, oggi, ecco. navighiamo. Mi dici se è tutto condiviso il monitor? Perfetto. Allora, perché voglio fare vedere il monitor? Perché in genere i trader blasonati, e io ritengo di essere un trader blasonato, secondo me, dal punto di vista operativo, il più operativo che esista, ma non perché mi vanti, è perché ho fatto milioni di eseguiti in carriera, davvero. Costantemente dai primi anni 90 che boom, bam, boom, tutti i giorni seguo i mercati, almeno dal 90, ma anche prima, poi sempre con una costanza. Vedete, queste sono a poche operazioni, oggi ho avuto 2 ore, però è molto educativo, secondo me, anche fare vedere che si può perdere. A me serve perché molte persone mi chiedono le cose. E ogni volta dico, ma io non lo so, si può perdere, guarda che posso sbagliare. E quello che sto cercando di farvi vedere è come anche il mercato sorprendente, in un'operazione che fino al giovedì, direi o mercoledì, andava benissimo a gonfie vele, si può trasformare in un boomerang e addirittura farti perdere moltissimi soldi. E questo credo che sia educativo, perché siccome non perde mai nessuno, io vanno tutti a target, entrano avanti, indietro, brindano, alti calici, sono tutti dei fenomeni che vincono sempre. Io invece, meno male, vivo di questo, però
Ho spesso degli insacchi. E cosa è successo? Cerco di spiegarveli così facciamo più education. Vabbè, qui ho il risultato sullo Standard & Poor's stamattina, chi era collegato con Tikbill e Vision Forex per quello che riguarda il webinar con la reunion. Ho fatto qualche cosina proprio in diretta. A me piace fare operazioni quando ho il monitor. Allora, purtroppo ho guadagnato poco perché ho fatto quello short a 68, poi è venuto subito giù fino ad arrivare a 50, poi mi è rimbalzato, insomma, ho chiuso, un po' pasticciato, ho fatto questi 262 euro. Però queste posizioni che avevo creato venerdì scorso sostanzialmente mi stavano dando quasi 20.000 euro di guadagno se l'avessi chiuso. Vedete, qui sono tre. Numero 3 Standard & Poor's a 171 che ho venduto venerdì scorso su un valore di circa adesso i conti sono abbastanza facili, valeva circa 2008-10, 2008-15 lo Standard & Poor's. E allora vedete, se io ho una opzione con strike, questa scade stasera alle ore 22, con strike 2650 e ci metto 171 di premio, io sono short di fatto, comincio a perdere dallo strike 2650 più il premio 2820, 21 per l'esattezza. E queste opzioni che avevo venduto benissimo, tra l'altro hanno un ricco premio di volatilità, ero tutto tronfio perché mercoledì mi sembra qui eravamo a 2720, 2730 e rischiavo di incassare tutto. Sono 30.000, come cerco di mostrare, sono 30.000. Queste tre semplici opzioni sono 30.000 euro valore di mercato adesso, 33.000 euro di controvalore, perché noi sappiamo che ogni punto di Standard & Poor's sono 50 dollari, poi io la traduzione in euro, così non, per capire, il computer, i Bubek mi traduce direttamente tutti in euro. Comunque sono 171 per 3, 170 per 3 qua, 510, 510 per 50, fate 50 per 510 e viene tutta sta roba qui. Il mercato per cui ho venduto 30.000 euro di opzioni, che sono circa 35.000 dollari, 34.000 dollari. Eccoli qui. Il mercato fino a ieri sera addirittura ancora mi dà ragione, avevo un bel verdone, l'altro ieri l'aveva ancora di più, perché quotando lo Standard & Poor's, vedete il riferimento di ieri delle 22, 2787, avevo un sacco di margine per andare in perdita, avevo ancora 35 punti, cioè un 1% l'ultimo giorno. Stamattina o stanotte, quando è venuta fuori sta notizia, che io ringrazio della scoperta del vaccino e di quello che è successo, mi sono trovato questo più 3%, che poi mi ha portato le quotazioni addirittura 2,885. Adesso si sta ridimensionando la cosa, per cui io ho una trentina di punti che perdo, così spieghiamo anche un po' di opzioni, 170 più 2,650 fa 2,820, 30 punti. Che sto perdendo in questo momento perché siamo a 2,850, sto perdendo 30 punti per 3 opzioni, sono 90 punti per 50, sono 4.500. Non guardate qui perché loro segnano l'ultimo prezzo e i contratti dell'ultimo prezzo magari ne fanno uno ogni ora. Stesso discorso con un'opzione più piccolina, però strike 2,750 più 61. E qui ero buono fino a 3.811, adesso a 2.811, adesso a 2.850, perdo 40 punti. 40 punti per 50 sono 800 dollari. Vedete qui le quotazioni, sì, vale 100, vale 100, vedete? 100, io l'ho venduta a 61, prezzo di carico, per cui sono 40 punti che perdo, 800 dollari. E questo era giusto
mostrarlo, perché fare vedere solo le cose che vanno, e più c'ho anche un'opzioncione sul Nasdaq, facciamo tanto per vedere, e c'ho uno strike, a me piace vendere le opzioni grasse, 8,250, ho ricavato 5,80, qui diciamo 600, 8,50, insomma anche qui adesso sto cominciando a vedere la luce, mancano alcuni giorni alla scadenza. Ma stamattina, quando valeva 100 punti in più, anche qui era un bel in sacco. E questo sta a significare che anche se sei esperto o pseudo blasonato, ti insaccano tranquillamente e ti fanno male. E questo era quello che ci tenevo. Parliamo dell'operatività di oggi, poi rispondiamo a tutte le domande del caso. Dunque, come sapete, ieri, se qualcuno mi segue, vado a vedere il post che ho fatto in collaborazione con Nazareno Tassone, un mio amico bravissimo nell'analisi tecnica e nello studio di questi fenomeni qui, che mi insegna anche un po' di analisi tecnica, che lui è molto, ma molto più bravo di me, e mi ha ispirato, mi ha fatto un discorso di come i momenti di inversione clamorosa hanno storicamente sempre delle grandi sofferenze prima dell'inversione. Io ho guadagnato tantissimo, vi assicuro, tantissimo, anche se non ve l'assicuro, nei crolli. Me era rimasto anche con poco, ho trasformato i soldi in maniera veramente importante durante i crolli, che in quella situazione lì fortunatamente ho recuperato. Ma prima di avere la soddisfazione, nei mesi, come forse ho già raccontato anche qui, perché ero sempre abbastanza onesto con le posizioni che avevo, per cui ho raccontato sempre tutto, nei mesi di gennaio, nel mese di febbraio e anche parzialmente nel mese di dicembre, sono stato preso proprio per i testicoli in maniera forte, con delle sofferenze atroci, perché i momenti di inversione, anche se ci sono i motivi, ti creano sempre periodicamente delle grandi sofferenze per lo shortista, che vede tutto logicamente deporre a sfavore delle quotazioni di borsa, e le borse stranamente continuano a salire, come in questi giorni qui, con i bilanci delle banche disastrosi, col coronavirus che continua a dilagare, non si danno le soluzioni, il Fondo Internazionale che dà dei 9, 10, 7% di decrescita, casini politici, istituzionali, e il Nasdaq che ti ritorna a 9.000 e lo Standard & Poor's che quasi ti ritorna a 2.009. La conclusione di quel post è che effettivamente le mani forti, non che ti vogliano fregare, sono consce di questa situazione di short retail o di incentivo allo short, e prima di farti avere ragione cercano loro di shortarti facendoti dei trading range e degli scatti continui fino a devastarti il cuore. E a me è successo questo, sinceramente. A fine febbraio mi avevano devastato il cuore, avevo perso molto, e fortunatamente con quel poco che mi era rimasto, arrotolate, sono riuscito addirittura ad andare discretamente sopra dall'inizio dell'anno, ma parliamo di cifre molto, ma molto importanti. E quindi mi sono salvato in questo momento qui. Ho ancora, insomma, mantenuto stavolta abbastanza, però come vedete, da questi importi qui sto tentando uno short fino all'altro ieri, avevo la pipa in bocca, ma dal punto di vista operativo sono convinto, non si vede mai un trader, anche se non bisogna avere convinzioni, tutto verissimo, però io sono un po' estroverso, che almeno si rischi oggi di andare a chiudere il gap. È un qualche cosa che ho detto ex ante stamattina. L'unica cosa che ho detto sullo Standard & Poor's, abbiamo notato che c'era un gap a 2,821 e 2,821, mi sembra, perché ieri alle 11 di sera è cominciata ad arrivare questa notizia. Lo Standard & Poor's si è spostato da 2,787, valore di settlement, per cui dalle 22,15 alle 22,30 si è spostato fino a nella quella mezz'ora, dalle 22,30 alle 23 fino a 2,821, e poi a mezzanotte, per la mia gioia, che chissà come ero contento, ve lo vedete con quattro Standard & Poor's short, perché sono quattro, più un Nasdaq short, c'è un bel gap up del 3%. Ho dormito benissimo, felicissimo, da più 20, 25 sono arrivata a meno 30 nel giro di 3 ore, ma va bene così. Questo purtroppo è quello che secondo me è giusto che un master trader o una persona che parli di finanza debba mostrare, che può essere anche educativo dei rischi che chi opera veramente corre ogni giorno, chi opera e riesce a mantenersi. Se uno ovviamente fa le cose estremamente prudenti, buon per lui,
in maniera estremamente cautelativa, non può vivere però poi di trading, oppure ci vive, ma non lo so, io come carattere un po' sono un rischione, infatti non voglio che facciate come me. E dico queste cose perché credo che sia educativo. Per quello che riguarda oggi, credo che si vada a chiudere il gap, per cui abbiamo ancora 20 punti, 25 di Standard & Poor's. Io ho delle opzioni che mi scadono e probabilmente andrò a rinnovare, perché con le opzioni americane arrivano in consegna lunedì mattina. Se io rimango short, posso aspettare tranquillamente il 2-3-20, magari chiudo in pari questa operazione, mi rode di chiuderla in pari perché stavo guadagnando veramente molti, molti soldi, ma insomma questa è la vita. E come operativamente, io credo quello che ho scritto ieri nel post, ovvero che ci siano anche delle situazioni che sono conosciute da mani forti, che in maniera intelligente e rispettosa, io non ce l'ho con chi, ti fanno delle giocate per stanare gli shortisti, spaccargli il cuore, e poi quando questi shortisti o hanno perso i soldi o gli saltano gli stop o non ce la fanno più, poi c'è campo libero. Dico questo perché spesso mi è sempre successo così a me, compreso a febbraio, dove sono arrivato con gli ultimi short con le cartucce spuntate. Alla fine poi ho giocato alla valanga, ho giocato alla valanga e sono riuscito addirittura ad andare oltre quello che avevo perso, e questa vi do la mia parola d'onore, non mi interessa. Mi raccontava anche se avevo perso, non me ne frega niente di fare vedere quanto sia bravo o quanto sia somaro, anzi probabilmente questo discorso qui potrebbe fare molto piacere anche dei miei colleghi, perché è un discorso che può essere preso contro di me, ma a me non me ne può fregare di meno. Andiamo avanti con le domande. Grandissimo Tony, che lezione ragazzi, che lezione. Piovono i commenti, complimenti per la sincerità. Roberto, altro Roberto, ha scritto un commento che mi è piaciuto particolarmente, te lo devo leggere perché tu non vedi i commenti. Mannaggia, si è perso tra i tanti. Aspettate che lo becco. No, non lo vedo più, però se poi lo ribecco, Roberto, te rimanda un commento, fai il copia e incolla. lo ribecco. Era proprio bello. Vabbè, comunque, sulle domande, Tony, c'è Alessandra che ti chiede se il dollaro andrà alle stelle visto il debito in dollari di vari paesi. Poi chiede anche, aspettate perché stanno arrivando un sacco di domande. Aspettate, aspettate. Ok, allora, Roberto, sul commento di prima, scusatemi, ma c'erano tantissime domande e quindi non l'avevo letto. Allora, Tony è veramente grande, descrive le perdite con la medesima calma e soddisfazione come se fossero profitti. Tony è veramente grande, descrive e perde con la medesima calma e soddisfazione come se fossero profitti. Questo qui era il commento molto, molto azzeccato. Ma sì, perché a me non me ne frega niente, non devo vendere niente, cioè se mi capita di insegnare a qualcuno lo faccio più per amicizia, certo due spicci mi devo far pagare, ma non preferisco, non, preferisco essere sincero, no? Che cosa devo fare? Il fenomeno. Però, No, mi beh, dice. assolutamente, complimenti per l'onestà intellettuale. Non tutti, purtroppo, ci fanno vedere anche. Queste sono le migliori lezioni, perché hai descritto perfettamente uno stato di non euforia, però comunque ti trovai in una posizione in forte guadagno e nel giro di 3 ore hai dovuto cambiare il tuo stato emotivo, passando appunto da un'euforia per un gain, perché comunque 30.000 euro di guadagni credo che a tutti facciano. Facciano gola e quindi poi trovarsi dopo 3 ore sotto è un qualcosa che solo Sì, chi è praticamente diventato. dalle 22:15 di ieri sera, dove lo Standard & Poor's ha chiuso invariato a 2, cioè settle, anzi aveva già rimontato e mi rodeva a 2,780, trovarsi con 100 punti in più nel giro di mezz'ora, di un'ora, 100 punti ragazzi vuol dire
insomma, è tanta roba quando hai 4, è un Nasdaq che andava sulla Luna, per cui insomma succede, adesso vediamo, io secondo me qui non ci rimetto, ma avrei fatta vedere ugualmente anche se eravamo ai prezzi stamattina, insomma, qui con Tikmil. Comunque, grazie a tutti, anzi, quelli che hanno fatto il commento positivo, e invece chi può anche essere spunto per delle critiche che capisco, ma pazienza, insomma, non fate come me, anzi, non fate come me, anche perché io vi auguro di fare come me, però è giusto dire non fare come me. No, bisogna essere comunque preparati proprio anche psicologicamente a questo tipo di escursioni. Ognuno di noi ha comunque una tolleranza al rischio diversa, quindi non possiamo sicuramente emulare quello che fa Tony. Alessandra dice che è successo anche lei con Tesla. Sulle domande, Tony, perché. Aspettate che devo districarmi tra le domande. Allora, una domanda sui future del petrolio. Se quello di maggio oggi scade a quota circa 18 dollari e quello di giugno a circa 25 per lunedì, quale potrebbe essere la quotazione? Tony, sul petrolio ci sono diverse domande. Oggi già ti sei espresso durante la reunion, spiegando un po' che cosa. Quali sono comunque i rischi di mettersi long su un petrolio che comunque è allettante, fa gola a tutti queste quotazioni, però ci sono i rischi, magari se vuoi ripetere col passaggio Va bene, perché. senti, mi dai il video, mi ridai la camera mia, così mi piace che uno guardi anche me, no? Non Io sono non l'ho abituato. tolto, aspetta che te la Ah, ridò. no, perché credo che adesso ci sia lo schermo, Ah, credo. ok. Ti vediamo, ti vediamo. Perfetto, ecco. Bene, allora, la domanda che mi avete fatto è, me la rileggi la prima sul petrolio e poi rifacciamo il discorso. Allora, si trattava di scadenze sui future e allora, domanda sul petrolio, se quello di maggio oggi scade e quota circa 18 dollari e quello di giugno circa 25 per lunedì prossimo, quale sarà la quotazione? Lì bisognerebbe essere frati indovino, però evidentemente il future di giugno rimarrà il future di giugno e seguirà coerentemente la quotazione che ha adesso, più o meno un delta a seconda di come il mercato lo userà. È così quello di maggio, cioè loro hanno seguito molto bene quello che andava a dire, per cui hanno fatto dei collegamenti. Allora, ripetiamo questi collegamenti. Ogni future ha una scadenza e ogni future a ogni scadenza è negoziato secondo le leggi del libero mercato, per cui c'è quello di aprile, c'è quello di maggio, c'è quello di giugno, eccetera, eccetera, eccetera. In base al volere degli operatori, al mercato puro e insindacabile, non ci sono delle regole che questo deve quotare in più o in meno, quello di giugno, nel caso delle commodity, nel caso dell'oro, nel caso del petrolio, nel caso del rame, è il mercato che stabilisce mese per mese, scadenza dopo scadenza, stabilisce lui quale deve essere il prezzo. Perché lo fa? Lo fa in base a dei criteri. Ad esempio, relativi alle prospettive geopolitiche che potrebbero esserci a giugno rispetto alle prospettive geopolitiche che ci possono essere adesso, rispetto a come potrebbe andare il coronavirus a giugno o a settembre rispetto a quello che c'è adesso. Lo potrebbero fare dei ragionamenti rispetto a ipotesi di eccessi di euforia o eccessi di rischio e di timore. Fatto sta che il petrolio, ripeto, è un bene, una commodity che sta solo alle leggi della domanda e dell'offerta, ma rispetto a altre commodity, il petrolio è negoziato in barili di petrolio, è un barile di petrolio, una cosa enorme, eccetera. Se uno va long di petrolio,
e scade il contratto, in teoria dovrebbe avere i barili a casa sua, cioè arriva Amazon, lo spedizioniere ti porta 100 barili di petrolio. E questo evidentemente non è possibile, ma nella realtà il petrolio, quando uno compra il petrolio, compra veramente dei barili di petrolio che dovrebbe per cui stoccare, mettersi in casa e tenerseli e rivenderli nelle occasioni che ritiene opportuno. Questo ovviamente avviene tra i grandi operatori, tra le grandi compagnie petrolifere che poi devono raffinarle, tra le grandi industrie che poi devono utilizzarlo, mettete, o i broker, gli intermediari. E ovviamente loro hanno delle esigenze importanti. Il petrolio è una commodity, a differenza di altre commodity, che costa tantissimo a essere stivato. Magari non uso i termini corretti, però a essere stivato, essere di fatto stoccato. Ecco. E quindi in genere già fisiologicamente il petrolio di mese in mese ha un costo più elevato perché il costo di stoccaggio è elevato e te lo fanno pagare nei future, perché sarebbe troppo comodo oggi comprarsi dei barili a 17, metterseli dal punto di vista finanziario nel portafoglio e aspettare 1, 2, 3 anni che il petrolio vada a 35. Sarebbe stupendo, perché anche io sono conscio che prima o poi vedremo a 30-40 euro il 30-40 dollari il barile. Ma al contrario, magari di altre master trader o altre persone che pagano, che parlano, però magari non le sanno queste cose, tendo a specificare il fatto che siccome c'è un contratto che scade ogni mese, questo contratto ha un valore più alto mese per mese. In particolar modo, in questo periodo, essendo a dei prezzi eccezionali il petrolio, oltre al normale costo di stoccaggio, incorpora anche il costo della presumibile riduzione degli effetti del coronavirus, della presumibile emotività che c'è adesso sul prezzo di petrolio, della presumibile maggior utilizzo industriale e della popolazione mondiale, dei cinesi ad esempio, di petrolio, che una volta che usciremo da sta schifezza, probabilmente dovremo recuperare e il petrolio verrà utilizzato. Questo ovviamente è incorporato, questo, nei contratti successivi a quelli di giugno, luglio, agosto, si va avanti, per cui uno se è in grado, è difficile, si riesce con Interactive Broker, si riesce, io non riesco con i Bluebank, se uno riesce a vedere la quotazione, ma si riesce, insomma, dei contratti successivi, c'è questo. Quando uno compra un ETC, o compra un fondo sul petrolio, non è che si prende il petrolio oggi a 18 e se va a 36 raddoppia i soldi, perché ovviamente il fondo dovrà incorporare di volta in volta questi gap up, questi rollover molto onerosi, e può darsi che tu comprando oggi il petrolio a 18 poi ti possa trovare il petrolio a 24 tra 5 mesi, ma sostanzialmente magari fare un pareggio, perché l'ETC o il CFD o i contratti future rollati in maniera ordinaria potrebbero appunto far sì che i costi che sopporti siano paragonabili al prezzo, all'incremento di prezzo del petrolio. Ecco, questo è sostanzialmente, per cui le valutazioni sono da fare. A oggi se compri un prezzo del petrolio, adesso il future credo che sia in scadenza oggi, no? Quindi adesso no, non è che, ecco, quindi devi già operare con quello della settimana prossima, del mese prossimo. Allora, quello del mese prossimo manterrà la linea, cioè se oggi vale X, quello di giugno, e X meno delta, quello di maggio, lunedì si partirà con la quotazione di X meno delta e X, e quindi ci sarà lo scorrimento del valore rispetto al prezzo che già quota oggi. Se il petrolio avrà ulteriori domande, crescerà, ma se continua la vendita, può darsi che questo prezzo maggiorato dal fatto che c'è lo stoccaggio, i motivi che ho spiegato prima, piano piano scenda. Per cui chi ha comprato petrolio un mese fa col future vecchio paga, oltre tutta la penalità che sta perdendo, anche lo stoccaggio di un mese o il contango, diciamo in termini tecniche, rispetto al mese scorso.
E quindi non si scherza col petrolio, cioè un invito a non fare tutto ciò che sembra banale. Siccome io ho avuto 1.000 domande sul petrolio, non una, 1.000, perché non ci mettiamo dentro il petrolio? Dico, stiamo attenti. Chiaro che verrà un giorno che magari da 18 ti va a 24 nel giro di una settimana, in quel giorno lì fai un pacco di soldi, per carità. Però, come ragiono io, l'accordo degli accordi c'è stato domenica scorsa che Trump ha fatto e abbiamo raggiunto l'accordo e subito io in una trasmissione la sera di domenica sera che molti di voi mi sentiranno ho detto attenzione che questo accordo di riduzione di 10 milioni e poi esteso a 14 milioni e 7 non coincide con l'effettiva riduzione del fabbisogno di petrolio che c'è in giro per il mondo perché col coronavirus siamo scesi. Questi sono dati ufficiali, da un fabbisogno di circa 100 milioni di barili al giorno a 80 milioni di barili. Questi sono circa grosso modo i dati. Quindi, se tu riduci la produzione di 15, di 16, certo, allievi di un bel po' il problema, ma sostanzialmente non lo risolvi perché i depositi di petrolio sono strapieni di petrolio e quindi l'offerta sul mercato primario, l'offerta cash rimane fortissime perché stoccare il petrolio costa e quindi c'è un sacco di depositi che hanno sto petrolio che non sanno dove metterlo e il petrolio continua ad andare a 18-17, cioè era un monito a non cerchiamo di fare delle cazzate perché col petrolio si potrebbe ancora perdere. Io non ci gioco a ribasso, però è un monito di prudenza. Ecco, io non sono notoriamente prudente, però in questo caso qui io vi invito alla prudenza. Assolutamente, io condivido perché ogni giorno ricevo molte informazioni su come operare sul petrolio. Tenete conto che, come ha già detto anche Tony, non può essere così facile e quindi bisogna, magari come sto facendo io, un approccio molto conservativo. Se volete togliervi lo sfizio di prendere un rimbalzo, lo fate con piccole size, ma a mio avviso non lo fate come se fosse il trade della vita, perché altrimenti, tra costi e poi eventuali mal di pancia, rischiamo di farci male. Quindi evitiamo di andare all-in sul petrolio. Questo lo dico perché anche da molti clienti vedo che l'esposizione sul petrolio, su questi livelli qui che fanno gola a tutti, sono molto alta. Tony, invece sull'oro, Giovanni ti chiede se secondo te pensi che l'oro sia in flessione solo momentanei di pochi punti e se ci può stare una correzione verso area 1500 dollari. No, mi spiace Giovanni, no, proprio non, non mi Categorico. nascondo. No, 1.500, no, io vedo, c'è sempre qualcuno, ma loro, quanto, ecco, purtroppo non so per quale gioco, non riesco più a cedere. Ah, ecco, adesso ce la faccio, ho trovato, non riesco più, ecco, oggi loro a 1.688. Lo sto mostrando adesso Finalmente. in piattaforma. Siccome hanno parlato, siccome hanno detto loro è correlato con le azioni, ecco, è successo, appena scopriamo, oppure il Nasdaq, ieri il Nasdaq performerà per forza più dello Standard & Poor's, padapam, appena si arrivano a delle conclusioni, io per primo le sbagliamo. Perché il Nasdaq oggi che doveva correre il doppio fa 0 a 0 più 0,3 in questo momento e lo Standard & Poor fa 5 volte tanto, fa ancora più 1,50, tanto per essere chiari. Quindi, anche per quello che riguarda loro, oggi loro si comporta di fronte a questa notizia del vaccino che sarà quello che sarà che ha dato entusiasmo ai mercati finanziari oggi perde un po' di correlazione. Ricordiamoci che 1.700 era un livello quasi record storico se quotato in euro per chi detiene euro perché l'euro rispetto al valore che aveva un tempo fa sì che l'oro sia in una quotazione quasi record storico e quindi, non credo sia possibile si vada a 1.500 per essere proprio pratici. Il trucchetto è dire sempre un pochino meno di quello che è adesso, un po' lontanino, essere vaghi. Secondo me
Secondo me già 1670, 1660, ma anche adesso. Sì, adesso c'è un trend molto molto brutto oggi. Il primo giorno magari lascerei sgorgare un attimo, però già a 1650 io rientrerei. Perfetto, Tony. Tra l'altro c'è il nostro amico Roccasalvo. Tra l'altro questa mattina abbiamo fatto una delle più belle reunion e fa un commento sulla situazione appunto del petrolio quando la maggior parte degli operatori si convincono della facilità di un'operazione, è proprio lì che si generano tendenze importanti contro la visione di molti. È storia. Assolutamente d'accordo. C'era la domanda di Alessandra. Alessandra, non me la sono persa sul discorso del dollaro. Adesso non la trovo più, Sì, me lo però. ricordo il dollaro. L'Alessandra aveva, sì, Alessandra aveva detto sul Crediti dollaro. una forza del dollaro, visto che molti paesi sono indebitati in dollari. Ma Un sai, ulteriore rafforzamento del dollaro. il dollaro è un po' strano. Ecco, qui si sono persi tutti i ragionamenti che facevamo prima. Io ero più bravo almeno a interpretarlo. Adesso no, perché una volta, almeno fino al coronavirus, prima del coronavirus, era un gioco solo di banche centrali e di differenziale di rendimento e differenziale di produttività tra le due nazioni. Questo è dal punto di vista macroeconomico, ricordiamocelo, i cambi non sono movimentati per motivi seri, cioè nel senso che evidentemente una economia con maggiore produttività o maggiore forza crea un maggior appeal nella propria moneta. Per di più, quando un'economia va molto bene, le banche centrali tendono a non abbassare i tassi, ma in teoria anche alzarli. Per di più, l'inflazione può esserci, insomma, una serie di motivi che se l'economia va bene, le banche centrali non fanno la politica monetaria aggressiva, ma la fanno verso la normalizzazione e il dollaro diventa forte. Viceversa, periodo di crisi indebolisce il dollaro e le banche centrali nell'aumentare i tassi o nel diminuirli rendevano più debole rispettivamente o più forti. Se abbassi i tassi, rendi più debole la tua moneta perché rende meno e ha meno appeal nel mercato internazionale. In più c'è la cosiddetta potere di parità d'acquisto PPA, che vede due panieri, dei panieri internazionali con vari oggetti. Se in uno stato questi oggetti costano meno di un altro, la valuta dove quel paniere identico costa meno, quella valuta lì tende ad aumentare e questo si chiama principio del potere di parità di acquisto, per via che i mercati tendono poi a equilibrarsi. Queste erano delle regole abbastanza semplici, si stabiliva il fair value, voi mi avrete sentito tante volte dire il fair value euro-dollaro 1,16, 1,17, proprio per questi principi e per il fatto, io ero eurista, diciamo che la Fed aveva la possibilità di andare a tassi zero e quindi rendere meno appetibile il dollaro e farlo scendere. Questi sono i principi dal testo universitario. Detto questo, però, in questo caos incredibile che si è creato, dove l'America ha fatto delle manovre di 9.000 miliardi tra governo, Federal Reserve e continua, ne ha fatta una da 2003 alla settimana scorsa, aggiungendole altre da 5.000, insomma. Evidentemente è saltato tutto questo ragionamento del PPA, del differenziale, perché è un gioco a schema libero, è un gioco alla viva il parroco e quindi si è andato a vedere altre situazioni. Avevamo detto più volte che il dollaro era diventato molto richiesto, infatti ha avuto un picco durante il crollo perché liquidando le posizioni, ad esempio di oro, ma anche di share, te quando liquidi le posizioni, cosa fai? Liquidi le posizioni e perdi dei dollari. Io vendo le Apple, prima avevo le Apple, adesso dei dollari. Quindi
c'era una maggiore richiesta di dollari da parte dei portafogli che poi andavano magari a richiesti per andare a coprire le perdite o anche nei paesi stranieri. E quindi si vedeva come il dollaro diventava più forte via via che crollava la borsa. Quando le borse hanno respirato, la richiesta di dollari è diminuita. Vedete che questo concetto stravolge interamente tutto quello che ho detto prima. Quindi, quando uno fa tanti ragionamenti e fa il solone, sappia che ogni volta i ragionamenti possono cambiare. Allora, Alessandra mi chiede: può andare il dollaro fortissimo per la richiesta dei paesi indebitati? Sì, certo, sarebbe però un guaio molto, molto grave, perché se il dollaro, proprio perché i paesi sono indebitati in dollari e hanno tanti, va a uno contro euro o si rafforza contro le altre valute, evidentemente questi paesi che hanno le loro monete debole e sono indebitati in dollari soffrirebbero ulteriormente e l'economia andrebbe a rotoli. Quindi tutto è possibile. Lo schema, adesso io faccio fatica a parlare di euro-dollaro, non perché non sappia le cose, ma perché è uno schema libero. È uno schema libero dove anche le banche centrali hanno dato tutto quello che potevano dare e quindi può succedere di tutto. Può anche essere che il dollaro vada ulteriormente forte. Chiudo per quello che riguarda l'euro. E l'altra grande moneta insieme al dollaro, tutto dipenderà anche da come andranno queste riunioni. C'è un vertice il 24 di aprile dove si riunisce non l'Eurogruppo che conta relativamente quello dei ministri delle finanze, ma si riunirà il Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, a differenza dell'Eurogruppo, non vede la partecipazione del nostro ministro dell'economia Guarnieri, ad esempio, o dei vari ministri dell'economia, di spagnoli, eccetera, ma vede la partecipazione della Merkel, di Macron, di Conte e delle persone che contano. A quel punto se le daranno di tutte le ragioni e l'euro, in funzione di quello che potrà succedere a quella riunione, è chiaro che se l'atteggiamento degli esteri però si sta smorzando, insomma, l'Italia si mette a fare muro contro muro, l'euro potrebbe indebolirsi di tantissime figure, potrebbe invece recuperare qualora si arrivi a un accordo più che noi speriamo essere più verso gli eurobond o verso dei MES molto molto sottili, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, Tony. Di contro, Vincenzo, fa un commento proprio su euro-dollaro dicendo che per tutto quello che poi ha stampato la Fed dovrebbe an andare a 1,25. Quindi vediamo, sono previsioni. Vincenzo, di scuola è vero. È vero che lo svilimento della moneta generato dal fatto che tu raddoppi la massa monetaria porta tendenzialmente a una diminuzione, però non sta avvenendo questo. E i mercati non sono proprio cretini, se non sta avvenendo è perché in questo momento sono impegnati ad altri tipi di ragionamenti. In assenza, e poi può darsi che cominci anche altri paesi a stampare come loro. Però anche io di fondo da sempre sono più verso un 1,18, 1,17 contro euro piuttosto che 0,98. Però qui siamo nel caos pieno con le borse che sono tornate quasi sui massimi e quindi valla a sapere come va a finire. Perfetto, e sul discorso prima che facevi sull'operatività, Andrea da Albano Terme scrive: complimenti a Tony, veritiero che mettersi troppo presto sul book per mediare, per esempio io sono short da un po' e mi marcano fino a fartelo prendere per poi farti morire, ma con la situazione economica dovrei avere ragione. Quindi questo è un po' il commento su. Tra l'altro devo aver scritto anche con lui da Abano Terme, mi ricordo, ciao, sono di Abano Terme, me lo ricordo bene anche perché ero stato a febbraio in un bellissimo albergo ad Abano Terme, è un bellissimo ricordo alle Terme, è uno degli ultimi, si parlava già di coronavirus. E sì, io non sarei di quelli che devono vedere sto crollo spaventoso, eccetera, però adesso siamo a dei livelli nuovi, specialmente per Standard & Poor's, Nasdaq, che potremmo avere di nuovo delle discrete soddisfazioni.
Però da chiudere, insomma, quando uno fa 600-700 punti di Nasdaq o 200 di 5, 6, 7% su questi valori si deve accontentare, perché poi dopo si rischia di avere solo dei rammarichi e a quel punto io non sono qualcuno, ecco, c'è cioè Massimo Vita, mi è piaciuto molto, oggi stamattina ha detto guarda che Tony era l'unico, io che vi guardo tutti, era l'unico che nei tremendi mesi, fine febbraio e marzo, ha fatto tre post rialzisti uno dopo l'altro. Ed è vero, quando eravamo sui minimi, ho detto investiamo, compriamo, stiamo calmi. Io ho un po' questa particolarità, sono un contrarian, mi piace. Io andavo allo stadio da piccolo e tifavo sempre. Io sono bolognese di origine e abitavo a Roma e tifavo sempre andavo nella curva dei giallorossi e tifavo sempre per il Bologna o per le altre squadre, perché sono di natura un po' contraria, e quindi quando crolla tutto mi piace dire bye bye bye, sostanzialmente quando si esagera un po' mi espongo volentieri al ribasso. Sono così è un po' un difetto, ma insomma sappiatelo, tolleratelo. Sono ribassista adesso. A proposito, Giovanni dice l'S&P piano piano sta andando a chiudere il gap, il mago sta facendo la magia. In effetti, Da stamattina che la meno, con sto gap. Grazie Giovanni. Non so se è Giovanni Gava, dimmi se è lui, ma non lo so perché c'è un no. Giovanni che. Va bene, comunque ringrazio Giovanni ugualmente. Sì, speriamo che la magia arrivi, così io andrei in pari anche con le posizioni in sofferenza che ho mostrato, che sono proprio sul gap. Casualmente sono a 2821,08 e farei pareggio, pazzesco. E te l'auguriamo assolutamente, Tony, come anche tutti i nostri amici trader che hanno commentato e ti hanno fatto i complimenti. Ragazzi, lo so, è già volato il tempo, sono tre quarti d'ora che veramente volano, però lunedì siamo nuovamente io e Tony qui alle 8:45, quindi ci vediamo lunedì. Poi stasera chi vuole può seguire l'analisi retail alle 21. E niente, poi ci appunto rivediamo lunedì alle 8:45. Grazie Allora, Tony per la lezione oggi, veramente fantastico, e ti auguro un buon weekend. io ho fatto un mutuo accordo, renderò il favore a Tickmill, invito Ah, giusto, domenica giusto. sera sui canali Vision Forex, che tutti conoscete perché Tickmill lavora, alle 21:30 sarò io, il professor Angelo Savarella, grande Rocca Salvo, è il miglior conduttore di finanza italiano, Francesco Cerullo, con niente poco di meno con l'ex premier, perché è stato prima di Conte 2 giorni premier, Carlo Cottarelli, e sarà, insomma, sarà qualche minuto con noi, però averlo io con lui, insomma, insieme ai miei amici di Vision Forex è veramente un onore. Vi invito a guardarci e poi da lì renderò il favore a Giuseppe Ciricola, inviterò tutti i presenti a vedere il webinar di Tickmill delle 8:45 di lunedì. Io, come ti avevo detto in privato, sono il primo sempre che vedo il programma della domenica, perché comunque Angelo, sia Angelo e tu siete una coppia assolutamente da ascoltare, quindi ti dicevo, vediamo cosa dicono Angelo e Tony, perché così abbiamo anche un po' tutto il setup per la settimana, per capire un po' come muoversi, quindi è assolutamente un programma di assoluto livello che quindi vi invito a seguire. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata e un buon weekend.